Ciao ragazzi, nonostante abbia ancora la febbre, faccio questo video. È finito da poco il derby di Milano, è finito 0-0, partita a fiammate, partita, come posso dire, che non ha un, non lo so come dirlo, ma è stata a tratti noiosa, a tratti esaltatissima, nel senso che ci sono stati dei momenti ovviamente bassi, ma poi dei momenti dove le occasioni fioccavano, perlomeno potenziali occasioni, si alzava il ritmo, c'erano delle buone occasioni da una parte all'altra, ma alla fine nessuna delle due squadre è riuscita a pungere. Mamma mia, cosa si è mangiato i cardi! Due gol veramente incredibili. Il primo forse aveva visto il fuorigioco l'arbitro, quindi diciamo che è più indolore il secondo, all'ultimo secondo, cioè poteva vincere la partita con quel gol a tempo scaduto. Lì veramente Icardi ha proprio sbagliato un gol clamoroso, clamoroso, un gol fatto incredibile davvero. Dico che anche Carini si è mangiato un gol mica da ridere, eh. Anche Carini si è mangiato un gol mica da ridere. Alla fine direi che pareggio che non accontenta né l'uno né l'altro. Alla fine il pareggio non sarebbe servito a nessuno. Diciamo che il Milan è ancora avvantaggiato per la zona Europa League, che adesso comunque si sono avvicinate Fiorentina e Atalanta e Sampdoria. Diciamo che il Milan con questo pareggio, insomma, non è proprio tranquillissimo in zona Europa League e vede la Champions rimanere sempre a quella distanza. Invece il Milan poteva, vincendo questo, veramente avvicinarsi alla Champions. Va bene all'Inter perché comunque rimane a un punto dalla Roma, tiene la Lazio a 2 punti di distanza, tiene soprattutto il Milan lontano e quindi riesce a tenersi ancora in zona Champions tranquillamente. Credo che alla fine l'Inter si qualificherà in Coppa perché comunque sia Lazio che Milan hanno avuto troppe battute d'arresto che l'hanno penalizzate quest'anno. Però onestamente è un derby che tecnicamente ha lasciato un po' a desiderare. E poi, come detto, gli errori soprattutto dei singoli hanno fatto veramente la differenza. Icardi veramente credo che abbia fatto una delle peggiori prestazioni da quando è all'Inter. Io lo difendo sempre Icardi, ma stasera onestamente è oggettivamente indifendibile perché veramente ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, soprattutto quel gol lì sul 2-0, cioè quel gol lì, il secondo gol, quello lì sullo 0-0 all'ultimo secondo, 10 secondi alla fine. Insomma, quello pesa tantissimo, pesa più quello che l'altro. Avesse segnato quello, la partita era finita. E insomma, quindi poteva cambiare veramente tutto. Devo dire comunque che il Milan mi è sembrato anche un pochino, come ho visto a Torino, un pochino ancora sulle gambe, non è più brillante come prima. Non credo che sia finito l'effetto Gattuso, penso semplicemente che la Juve abbia obbligato il Milan a fare una grande partita sabato e questa partita non è stata ancora smaltita dal Milan, ecco tutto qua. Detto questo, alla fine comunque il risultato, ripeto, non accontenta l'uno nell'altro. Forse un pochino di più l'Inter, quindi adesso vedremo con l'arrivo del nuovo weekend cosa succederà, insomma. Ragazzi, io vi saluto, vado a vedere Barcellona-Roma e ci sentiamo dopo la partita. Ciao!